Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, il tema della lezione sarà la settima lezione, quindi il riscaldamento che sto facendo una serie di 10 giorni. Questa è la settima lezione, andiamo alla pratica. Quando cadrà la prima pallina, comincio l'esercizio. Chi non sarà questo? Comincio. Non è caduto, ma comincio lo stesso. Ok, allora, questo esercizio è proprio la scioltezza delle braccia insieme al movimento del tronco. Faccio due varianti, quindi la prima diciamo che è la più semplice e quell'altra un pochettino più elaborata, ma nonostante quello è anche abbastanza facile. Allora, la prima allargo un pochettino di più le gambe, giro le punte di piedi e lascio le braccia che sbattono dietro e sui fianchi, dietro la colonna e sui fianchi. Giro la testa, posso farlo più o meno veloce. Quindi questo movimento deve partire dai piedi. Rallento, posso fare il movimento guardando qui in avanti. Assolutamente non partono dalle braccia. Piedi, anche bacino e poi tronco. Le braccia devono volare leggermente più veloce, sempre la punta dei piedi. È anche un esercizio di decompressione articolare. Bene, allora, vedi che già dato una piccola riscaldata. Allora, siccome da un po' che sto facendo queste lezioni di riscaldamento prima della lezione di yoga, qualcuno mi ha detto: ma queste cose che fai non è yoga? Alt, un attimo, ti spiego una cosa. Negli anni, che poi pratico yoga da più di 15 anni, un pochettino di più, ho praticato sia il metodo tradizionale, che poi l'Iyengar, che poi metodo Van de Scaravelli, eccetera, eccetera. Ma poi ho visto che comunque ognuno prendeva quasi tutto di ciò che poi si faceva esattamente in India. Sono stato 2 volte in India tanti anni fa. La prima volta 21 giorni, la seconda volta 2 mesi e mezzo. Allora, la maniera in cui si fa lo yoga in India, ok? Almeno dove sono stato, vanno bene per loro, con il loro concetto, con la loro religione, l'abitudine, quindi un discorso più che altro culturale. Prendendo tutto ciò e portando qui in Occidente, non credo che poi tutto vada fatto esattamente come fanno loro, ok? Perché ha un concetto diverso. Noi abbiamo anche un concetto diverso, però non è che poi io voglio cambiare tutto quello che c'è esattamente di una disciplina millenare, che è lo yoga. No, non voglio cambiare, però voglio introdurre certi concetti come l'utilizzo io di neurologia funzionale, che può essere anche questo qua che non è neurologia funzionale, che è un esercizio di scioltezza, di riscaldamento per quanto riguarda anche delle altre discipline che funzionano bene e che possono funzionare bene anche come riscaldamento per lo yoga. Ok?
Mi diceva un insegnante, una mia insegnante di tanti anni fa, non ho avuto tantissimo a che fare con lei, però ho fatto qualche corso con lei che si chiama Donna Holman, che poi tra l'altro abita qua vicino al lago di Garda dove abito io, e nel suo libro diceva che il vero yogin, o yogine, yogi o yogine, comunque quello che pratica yoga, non è tanto la posizione che fa di yoga, quindi l'asana perfetta, l'asana difficile da eseguire, no, è come uno lo fa. E mi dice proprio, dice proprio sul libro che uno potrebbe fare yoga semplicemente camminando sul marciapiede, meglio di che quello che fa le posizioni di yoga. È la coscienza in quel momento, è la presenza dell'essere in quel momento. Per cui se io sono qui e faccio questo esercizio, sto pensando, che ne so, alla cena, alla cosa che dovrei fare dopo, oppure sto lì a chiacchierare, allora ok, accetto, quindi questo non è lo yoga, quindi anche se questo esercizio è fuori dal concetto delle posizioni di yoga, non è una pratica yoga perché non c'è la coscienza. Per cui se faccio questo devo essere proprio al 110% cosciente. Ok, dopo questa spiegazione che ci voleva, faccio esattamente l'altro esercizio. Questo qua invece è più o meno uguale all'altro, quindi similare. Non muovo i piedi, devo cercare di fare un movimento con tronco, come se fosse dei colpi. E le braccia vadono. Il movimento deve essere del bacino e del tronco, quindi come se fosse una frustata. Ma la testa non si muove. Faccio lentamente. Le braccia devono sbattere una dietro alle schiene, l'altra quasi al petto, alle spalle, perché io mi muovo dal bacino e dalle spalle. Posso accelerare e posso rallentare. Accelero. Posso anche chiudere gli occhi. Piano piano, rallento. Oltre a sentire il corpo che comunque è cambiato la temperatura, le mie mani sono rosse. Se poi magari riuscite, riesce a vedere, ok? Proprio sbattere le mani alle spalle dietro. Il corpo è bello, oltre ad essere caldo, è bello sveglio, bello acceso. E pronto per cominciare la pratica di yoga. Ripeto, perché questo tipo di pratica qua magari quando fa caldo non è così tanto necessario, però questo esercizio qui, ma proprio questo in particolare, non l'altro precedente, questo è molto ma molto interessante, anche perché al di là che muovo la colonna, eccetera, nella posizione del Tadasana, utilizzo tantissimo le mani, perché questo sbattere le mani, vedrai che c'è una sollecitazione dei palmi e le mani diventano proprio molto sensibili. Per cui le mani o i piedi, la bocca sono le zone del corpo dove hanno più ricettori che mandano delle informazioni al mio sistema nervoso centrale. Per cui è un ottimo esercizio. È un warm up, ecco, un ottimo warm up, neuro warm up. Ecco, questo sarebbe esattamente il nome giusto. Bene, per oggi ho finito. Provaci, sia magari l'altro che è un pochettino più blando, eccetera.
va bene anche 1 minuto e mezzo circa, invece questo qua potrebbe essere anche di meno, dipende dall'intensità che tu ci metti. Se tu ci metti tanta intensità e vai molto forte, anche credo che 30 secondi vadano bene. Okay? Quindi provaci, dopo magari scrivimi qualcosa qui sotto, perché questa lezione è abbastanza veloce, tu provi uno e prova l'altro, vedi quale che ti trovi meglio e poi scrivi qualcosa qui sotto. Ok? Bene, allora, non mi ho detto la volta scorsa, all'inizio della lezione, di iscriverti al mio canale, di accendere la campanella, di mettere un like, di scrivere qualcosa, perché questo alimenta il canale e questo che mi fa portare avanti queste lezioni sempre dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 6:30, 7 c'è una lezione nuova. Ok? Bene, allora, per adesso ho finito, ok? Lascio sempre la fine del video di questa lezione, una lezione completa, ok, di yoga, quindi vai lì a vedere se vuoi proprio praticare, perché da quasi 7 giorni che, no, quasi no, sono 7 giorni che non faccio le posizioni di yoga, magari tu fai il riscaldamento, vai là, fai la lezione e via, finito, ok? Quindi fra 3 giorni finisco questo pacchetto di tutti gli esercizi di riscaldamento. E poi dopo riprenderò tutto il concetto delle posizioni di yoga, quelle posizioni classiche dello yoga, del Hatha yoga. Ok? Bene, ci vediamo lungo le strade.